Charlotte, North Carolina. È l'ora di punta. L'aeroporto locale viene scosso da un'enorme esplosione. Le fiamme si alzavano oltre la recinzione, una cosa incredibile. Tutti scappavano come pazzi. I vigili del fuoco intervengono in uno degli hangar principali. Si trovano di fronte a un vero inferno. Ci è voluto un po' prima che capissimo che un aereo aveva colpito l'hangar. Un aereo passeggeri è precipitato subito dopo il decollo. Non ci sono superstiti. Continuavano a chiederci cosa potesse essere successo. Quel jet aveva già volato 9 volte e non c'erano mai stati problemi. Gli investigatori mettono a nudo una serie di errori. Bill, ho un'idea. E scoprono che in realtà i passeggeri di questi voli a corto raggio sono stati in pericolo per anni. Charlotte, North Carolina. È la mattina dell'8 gennaio 2003. La città si sta risvegliando. Al Douglas International Airport, il capitano Katie Leslie, pilota di linea, è al lavoro di buon'ora. Questa texana puro sangue ha appena 23 anni. Eppure vola per la Air Midwest da quando ne aveva una ventina. È uno dei capitani più giovani della compagnia aerea. Ciao Tom, fa buon viaggio. È una professionista molto quotata che si sta facendo le ossa in uno degli aeroporti americani col maggior tasso di crescita. Per la US Airways questo scalo è un hub fondamentale. Da qui partono collegamenti con tutte le più importanti città degli Stati Uniti orientali. Air Midwest gestisce un servizio per pendolari, lo US Airways Express. La linea aerea ha una flotta di Beechcraft 1900D, un aereo per voli a corto raggio da 19 posti, molto apprezzato per la sua affidabilità. Oggi il capitano Leslie è ai comandi di un 1900D diretto all'aeroporto Greenville-Spartanburg di Greer, North Carolina. Il suo copilota è il 27enne Jonathan Gibbs. Dormito bene? Ho sognato che ero a Miami. Ultima chiamata per il volo 5481 di Air Midwest diretto a Greenville, Spartanburg. I passeggeri sono pregati di presentarsi al cancello di imbarco. Tra i passeggeri diretti a Greer questa mattina c'è la 18enne Christiana Shepard. I suoi genitori, Doug e Teresa, sono missionari battisti che lavorano nelle isole Azzorre. Christiana era partita il 7 gennaio dalle Azzorre. Ha passato la notte all'aeroporto di Boston e poi la mattina dopo ha preso un volo da Boston per Charlotte, diretta a Greenville. Stava tornando al college. Christiana era una ragazza davvero speciale. Ti correva incontro e ti abbracciava, anche senza un motivo particolare. Mi abbracciava e mi diceva: papà, ti voglio bene. Alle 8 del mattino, Christiana si imbarca sul suo volo. Nel frattempo, come prevede la procedura standard prima del decollo, l'equipaggio sta calcolando il peso complessivo dei bagagli, dei passeggeri e del carburante a bordo dell'aereo. Bisogna accertarsi che il carico non sia eccessivo e che sia distribuito in modo uniforme. Questa operazione si ripete su ogni volo di linea. Quindi là dietro siamo al completo? So che abbiamo 19 passeggeri, dei bagagli non so nulla. Ok. Ma gli addetti ai bagagli sono perplessi. Temono che il carico a bordo sia troppo pesante. Capitano, quanti ne dobbiamo scaricare? Lo stiamo calcolando.
Per me non dobbiamo scaricare nulla. Bene, 17.018 libbre. Circa 7.700 chili? Sì, il massimo. Quindi, va bene? Direi di sì. Benvenuti al servizio espresso di US Airways per Greenville Spartanburg. Sarà un volo molto breve, di circa mezz'ora. Perciò sedetevi e rilassatevi. Arriveremo tra qualche minuto. Prima del decollo, l'equipaggio controlla i comandi, tra cui il timone e l'equilibratore, che permettono di controllare la direzione dell'aereo. Comandi di volo in perfetta efficienza. Air Midwest 5481, avete la pista 18. Rullate in posizione e attendete. Il capitano Leslie sta per decollare. Davanti a loro, pronto sulla pista, c'è un Bombardier CRJ prossimo alla partenza. Quel CRJ è un bell'aereo, vero? Sì, vorrei provarlo. Già. A causa della turbolenza prodotta dal Bombardier, Leslie deve mantenere una distanza di sicurezza. Con quei jet ci disintegrano. Volo 5481, virate a destra con direzione 230. Potete decollare. Motori a tutta potenza. Affermativo. 150 km orari. A 150 km orari i piloti verificano il funzionamento degli strumenti. Non avendo riscontrato problemi, Leslie e Gibbs procedono col decollo. I controllori di volo non notano nessuna anomalia nella partenza del volo 5481. Su il carrello. Cosa? Di colpo il muso dell'aereo punta bruscamente verso l'alto, passando da 7 a niente meno che 54 gradi. Aiutami! Lo tieni? Ci provo! L'equipaggio fa fatica a recuperare l'assetto. Il flusso d'aria sulle ali crea spinta, ma se il muso continua a inclinarsi, l'aria non potrà scorrere sulla parte superiore delle ali. L'aereo perderà la sua spinta, stallerà e finirà per precipitare. Punta il muso verso il basso! Santo cielo! Volo 5481, c'è un'emergenza! Attenzione, posizionarsi sulla pista 18. Il controllore allerta immediatamente i servizi di pronto intervento. Accidenti! Ora l'aereo è a 350 metri da terra. Stalla, si inclina a sinistra e inizia a precipitare. Il capitano Leslie tira la cloche con tutta la sua forza. Se non riesce a riprendere quota, il Beechcraft precipiterà. Il capitano Katie Leslie tenta disperatamente di far riprendere quota all'aereo, ma inutilmente. Il velivolo precipita su un hangar della US Airways. Prima del decollo sull'aereo sono stati caricati quasi 1000 kg di carburante altamente infiammabile. L'impatto col suolo lo fa subito esplodere. Ora il fuoco minaccia di avvolgere tutto l'hangar. All'interno ci sono vari aeroplani e centinaia di persone al lavoro. Vigili del fuoco. Emergenza, è precipitato un aereo. È precipitato? Esatto, all'aeroporto della US Airways. È scoppiato un incendio.